Io in questo momento, secondo me, ci sarebbe veramente da fare ritiro da qui alla fine del campionato, ritiro lungo, ma un ritiro proprio di missione, perché questa potrebbe essere la vera missione del Pescara in questo momento, quella di cercare di vincere tutte le 8 partite che rimangono, o la va la spacca, tanto ormai peggio della retrocessione a questo punto non può arrivare a niente. Quindi a questo punto ci sarebbe da cercare di creare quel minimo di coesione che ci può essere all'interno dello spogliatoio, insieme all'allenatore, insieme alla società, per cercare di sbalordire un po' tutti, perché è l'unica cosa che possa oggi come oggi rimanere a questo discale. Grazie. E non c'è altra maniera che poter fare tutto ciò cercando di creare o ricreare o impostare un gruppo, facendo anche delle scelte che possono non essere condivise dall'esterno. Però le scelte vanno fatte dall'interno, perché chi vive lo spogliatoio, chi vive la società, ha il polso della situazione, quindi in quel momento, nel momento in cui li fai, puoi essere anche criticato dall'esterno. L'importante è che quando li fai con coscienza piena, con massima serenità e con la volontà di tirarti fuori da questa situazione. In caso di retrocessione, il modello Pescara può essere rimesso in discussione perché c'è un presidente molto operativo sul lato tecnico, se non è il caso di un modello nuovo, cioè di un presidente che delega. È chiaro che mi rendo conto che dal punto di vista tecnico una persona che possa in un certo senso coadiuvare il presidente lo ritengo quasi indispensabile nel mondo del calcio, perché un presidente può avere tante altre cose a cui da curare, da dover seguire, e forse l'aspetto tecnico vero e proprio. Tutto questo tempo a disposizione fa fatica ad averlo. Sei stato mai in questi anni tentato di rientrare nel calcio, ma tentato seriamente? No, ancora non è arrivato quel momento. Quindi quella sensazione ancora non c'è.